preziose, se sai dove cercare. Allo stesso modo puoi trovare le più preziose gemme del bosco. E se sono là e scintillano dietro un albero o a un cespuglio, sono le Blinkins. I wouldn't believe it if I hadn't seen the magical feelings that can feel just like a dream. Whenever you help somebody, the moment you do, the goodness will get you, it'll bounce right back to you. Salve Sparkle! Primavera vengono scelte 5 speciali Blinkins. Esse devono volare su un fiore magico mentre viene illuminato dal primo raggio del sole. Ciò crea una luce magica all'interno del fiore e questa sarà la fonte della luce di tutte le Blinkins per un intero anno. Così questo grandissimo onore è toccato a voi Blinkins di questa belva. Blinkins di questa selva. Dunque, Blink, Sparkle, Flashy, Flicker e Shady. Ma tu non sei Shady. Io, Baby Twinkle. Twinkle? Twinkle non è abbastanza grande. Dov'è Shady? È una delle prescelte, dovete essere in 5, lo sapete, no? Ma Mr. Ben, Shady non vive più nella nostra casa. È andata a vivere alla palude, da sola. Sul serio? Senti, e se questa volta ci fossero solo 4 Blinkins, cosa succederebbe? Semplice, il fiore magico non potrebbe sbocciare. Oh, no! E non ci sarebbe più luce per voi Blinkins. E senza la vostra luce scomparirebbe la primavera e con lei l'estate e l'inverno durerebbe anni e anni, per sempre. Un inverno infinito, niente primavera, niente luce. Beh, non rattristarti, Mr. Ben. Ti prometto che troveremo quel fiore, tutte e 5 insieme, anche Shady. Non è il caso di preoccuparsi. Perché sembro preoccupato? Ma cosa faremo se Shady non fosse disposta ad aiutarci? Ci aiuterà, vedrai. Ma perché mai sarà andata a vivere da sola? È vicino a un'umida palude, per giunta chissà che disastro saranno i suoi capelli. È invidiosa di Blink, ecco perché. E per quale ragione dovrebbe provare invidia? Io spero solo che ci aiuti a trovare il fiore. Lo farà. Se no, gli darò un pugnotto. Ciao, ragazze! Nel frattempo, Slime, il mostro della palude che odia la luce, sta
sta tramando per fermare le Blinkins e con esse la primavera. Bel cappello. Ranocchio Grog. Ehi, Mr. Slime, salve. Che ci fai sotto il sole? La luce non piace a voi mostri, vi fa diventare buonini buonini. Schifo primavera, schifo Blinkins. Non ti scaldare, lo so. Il sole soleggia, i fiori fioriscono, le Blinkins portano la primavera. È una fortuna, io detesto il freddo. Ok, il freddo è la mia passione. Schifo caldo, schifo primavera, schifo Blinkins. Ho capito, devo catturare le Blinkins prima che raggiungano il fiore magico. Noi rospi siamo super cacciatori e io sono un super rospo. Ma perché dovrei fare questo per te? Insomma, cosa ci guadagna il vecchio Grog? Sì, certo, voglio vivere, non farmi del male. Certo, boss, lo farò, prenderò le Blinkins. D'accordo, vado. Mi precipito, volo. Sì, capo boss, sì, boss, capo. Ci vediamo, grazie per lo strappo. Shady? Ciao, Shady. Oh, buongiorno, Miss Blink. Sentiamo, a cosa devo questo immeritato e inaspettato onore? Ho un grosso problema e ho bisogno di te. Blink ha un problema? Non posso crederci. Shady, dico sul serio. Abbiamo un problema e soltanto tu puoi risolverlo. Solo io, hai detto? Ma senti. Ed ora cosa faccio? Non so come catturare le Blinkins. Perché 5 Blinkins? Non sono sicura di voler accettare. È proprio qui il problema. Ci hanno scelte tutte e 5. Devi per forza venire con noi. Pensaci, Shady, tutte e 5 insieme. Sarà un momento molto speciale. A me sembra una seccatura. Può darsi, Shady, però hanno scelto noi e bisogna accettare. Devo pensarci su, ok? Non c'è tempo per pensarci, Shady. Tutto è stato fissato per oggi pomeriggio. Ti ho detto di darmi un po' di tempo, un paio d'ore, un minuto, un giorno, due mesi. Insomma, anch'io ho le mie faccende a cui pensare. Ho capito. La tua risposta è no. Ci penserò e ora lasciami in pace. È questo il guaio. Tu non pensi, Shady, perché se lo facessi, verresti con me immediatamente. Ho detto e ti ripeto che ci penserò su. Ciao. Salve. Casualmente ho ascoltato la vostra conversazione. Tu hai ragione, se non ti va di fare una cosa, non devi farla. Non è che io mi rifiuti, però non voglio esserci costretta. E poi Blink è così borioso. Vero, ma io so come potresti trovare il fiore, farlo sbocciare e tutto senza l'aiuto di nessuno. Da sola? Esatto. Vuoi dire che potrei prendermi tutta la gloria e il merito senza dividerli con le altre? Risposta esatta. Beh, sarebbe ora. Tutti non fanno altro che mettere Blink su un piedistallo e la povera Shady non restano che umiliazioni. Ora potrò dimostrare a tutti quanto valgo. Tutto da sola, tu sul piedistallo, tu soltanto. Niente Blink. Shady, l'eroina del giorno, impazziranno per te. Che ne dici? Ci stai? Affare fatto, caro il mio rispetto. Per gli amici Grog. Cosa devo fare? Niente, è proprio qui il bello. Attenta a te, Blink. Sta arrivando Shady. Ma non può funzionare, Mr. Ben. Shady non lo farà. È una testarda, un ostinato. Ma Blink deve farlo. Quando l'orologio batterà le 3, un raggio di sole illuminerà il fiore e voi dovrete essere là pronte per compiere la cerimonia magica. Blink, tu sei la loro guida. Ma, Mr. Ben... Quindi guidale. È difficile. Puoi farcela. Io so che puoi farcela. Le altre seguiranno le tue orme. Tu guidale. Convinci, Shady. Ci proverò. Coraggio. Farò del mio meglio. Brava, Blink.
Spero che il tuo meglio sia abbastanza. Una lettera di Shady. Dovete venire subito da me. Ehi, ragazze, dobbiamo andare subito a casa di Shady. Uffa, dobbiamo proprio. Che cosa succede? Non si può rimandare, mi stavo pettinando. Ti sei già pettinata abbastanza. Avanti, chiamiamo Slide e Carrie e partiamo subito. Cosa c'è? Già, che cosa succede? Dobbiamo andare subito a casa di Shady e alla svelta. Ok, ma ho qualche dubbio che ci arriverete alla svelta, Sparkle. Aspettatemi qui, Shady. Perché mai vorrà che l'aspettiamo qui? Prese! In questo modo puoi trovare le più preziose gemme del bosco. E se sono là e scintillano dietro un albero o a un cespuglio, sono le Blinkins. I wouldn't believe it if I hadn't seen the magical feelings that can feel just like a dream. Whenever you help somebody, the moment you do, the goodness will get you, it'll bounce right back to you. Salve, Sparkle! Ci vediamo, ragazze! Yuhu! Ogni primavera vengono scelte 5 speciali Blinkins. Esse devono volare su un fiore magico mentre viene illuminato dal primo raggio del sole. Ciò crea una luce magica all'interno del fiore e questa sarà la fonte della luce di tutte le Blinkins per un intero anno. Così, questo grandissimo onore è toccato a voi, Blinkins di questa belva. Blinkins di questa selva. Dunque, Blink, Sparkle, Flashy, Flicker e Shady. Ma tu non sei Shady. Io, Baby Twinkle. Twinkle? Twinkle non è abbastanza grande. Dov'è Shady? È una delle prescelte, dovete essere in 5, lo sapete, no? Ma Mr. Ben, Shady non vive più nella nostra casa. È andata a vivere alla palude, da sola. Sul serio? Senti, e se questa volta ci fossero solo 4 Blinkins, cosa succederebbe?
semplice. Il fiore magico non potrebbe sbocciare. Oh, no. E non ci sarebbe più luce per voi, Blinkins. E senza la vostra luce scomparirebbe la primavera. E con lei l'estate e l'inverno durerebbe anni e anni, per sempre. Un inverno infinito. Niente primavera. Niente luce. Ben, non rattristarti, Mr. Ben. Ti prometto che troveremo quel fiore, tutte e cinque insieme, anche Shady. Non è il caso di preoccuparsi. Perché sembro preoccupato? Ma cosa faremo se Shady non fosse disposta ad aiutarci? Ci aiuterà, vedrai. Ma perché mai sarà andata a vivere da sola? È vicino a un'umida palude per giunta, chissà che disastro saranno i suoi capelli. È invidiosa di Blink, ecco perché. E per quale ragione dovrebbe provare invidia? Io spero solo che ci aiuti a trovare il fiore. Lo farà. Se no, gli darò un pugnotto. Ciao, ragazze! Nel frattempo, Slime, il mostro della palude che odia la luce, sta tramando per fermare le Blinkins e con esse la primavera. Bel cappello! Ranocchio Grog! Ehi, Mr. Slime, salve! Che ci fai sotto il sole? La luce non piace a voi mostri, vi fa diventare buonini buonini. Schifo, primavera, schifo, Blinkins! Non ti scaldare, lo so, il sole soleggia, i fiori fioriscono, le Blinkins portano la primavera! È una fortuna, io detesto il freddo. Ok, il freddo è la mia passione. Schifo caldo, schifo primavera, schifo Blinkins. Ho capito, devo catturare le Blinkins prima che raggiungano il fiore magico. Noi rospi siamo super cacciatori e io sono un super rospo. Ma perché dovrei fare questo per te? Insomma, cosa ci guadagna il vecchio Grog? Sì, certo, voglio vivere, non farmi del male. Certo, boss, lo farò, prenderò le Blinkins. D'accordo, vado. Mi precipito, volo. Sì, capo boss, sì, boss, capo. Ci vediamo, grazie per lo strappo. Shady? Ciao, Shady. Oh, buongiorno, Miss Blink. Sentiamo, a cosa devo questo immeritato e inaspettato onore? Ho un grosso problema e ho bisogno di te. Blink ha un problema? Non posso crederci. Shady, dico sul serio. Abbiamo un problema e soltanto tu puoi risolverlo. Solo io, hai detto? Ma senti. Ed ora cosa faccio? Non so come catturare le Blinkins. Perché cinque Blinkins? Non sono sicura di voler accettare. È proprio qui il problema. Ci hanno scelte tutte e cinque. Devi per forza venire con noi. Pensaci, Shady, tutte e cinque insieme. Sarà un momento molto speciale. A me sembra una seccatura. Può darsi, Shady. Però hanno scelto noi e bisogna accettare. Devo pensarci su, ok? Non c'è tempo per pensarci, Shady. Tutto è stato fissato per oggi pomeriggio. Ti ho detto di darmi un po' di tempo, un paio d'ore, un minuto, un giorno, due mesi. Insomma, anch'io ho le mie faccende a cui pensare. Ho capito. La tua risposta è no.
Ci penserò e ora lasciami in pace. È questo il guaio. Tu non pensi, Shady, perché se lo facessi, verresti con me immediatamente. Ho detto e ti ripeto che ci penserò su. Ciao. Salve. Casualmente ho ascoltato la vostra conversazione. Tu hai ragione, se non ti va di fare una cosa, non devi farla. Non è che io mi rifiuti, però non voglio esserci costretta. E poi Blink è così borioso. Vero. Ma io so come potresti trovare il fiore, farlo sbocciare e tutto senza l'aiuto di nessuno. Da sola? Esatto. Vuoi dire che potrei prendermi tutta la gloria e il merito senza dividerli con le altre? Risposta esatta. Beh, sarebbe ora. Tutti non fanno altro che mettere Blink su un piedistallo e la povera Shady non restano che umiliazioni. Ora potrò dimostrare a tutti quanto valgo. Tutto da sola, tu sul piedistallo, tu soltanto. Niente Blink. Shady, l'eroina del giorno, impazziranno per te. Che ne dici? Ci stai? Affare fatto, caro il mio rispetto. Per gli amici Grog. Cosa devo fare? Niente, è proprio qui il bello. Attenta a te, Blink. Sta arrivando Shady. Ma non può funzionare, Mr. Ben. Shady non lo farà. È una testarda, un ostinato. Ma Blink deve farlo. Quando l'orologio batterà le tre, un raggio di sole illuminerà il fiore e voi dovrete essere là pronte per compiere la cerimonia magica. Blink, tu sei la loro guida. Ma, Mr. Ben... Quindi guidale. È difficile. Puoi farcela. Io so che puoi farcela. Le altre seguiranno le tue orme. Tu guidale. Convinci, Shady. Ci proverò. Coraggio. Farò del mio meglio. Brava, Blink. Spero che il tuo meglio sia abbastanza. Una lettera di Shady. Dovete venire subito da me. Ehi, ragazze, dobbiamo andare subito a casa di Shady. Uffa, dobbiamo proprio. Che cosa succede? Non si può rimandare, mi stavo pettinando. Ti sei già pettinata abbastanza. Avanti, chiamiamo Slide e Carrie e partiamo subito. Cosa c'è? Già, che cosa succede? Dobbiamo andare subito a casa di Shady e alla svelta. Ok, ma ho qualche dubbio che ci arriverete alla svelta, Sparkle. Aspettatemi qui, Shady. Perché mai vorrà che l'aspettiamo qui? Prese! Mandorlato Balocco, la più buona magia di Natale vi offre... Avventuriero! No, ma che pile sgonfie ci so qui dentro. Bleh. Ripilami, grazie. Ah, Metalcaline Philips. Questo sì, mi danno l'energia giusta. Vai! Partiremo insieme senza... Metalcaline Philips, la prima pila ad alta fedeltà. Oggi il sole splende in cielo. Ho preso un bel mazzetto di Blinkins e in più un paio dei loro amichetti. Là!
Non solo Mr. Slime mi lascerà vivere, ma forse mi nominerà anche mostro onorario. Niente più guai per questo povero sgommatissimo raspetto. E adesso dove ci starà portando? Ho paura. Ma che cosa avrà intenzione di farci? Sarebbe così se non fosse nei guai. Shady dovrà aspettare. Mi dispiace, Mr. Ben. Anche il fiore magico dovrà aspettare. Perché non le dite di piantarla con questa lagna? Ho bisogno di silenzio, devo pensare. Ammesso che tu abbia un cervello. Eh? Insomma, basta! Kerry, tutto questo è molto strano. Slime, eccomi! Ecco le Blinkins che mi hai chiesto di catturare. Sono in compagnia di un paio di amici. Schifo! L'hai spaventata? Chi la ferma più? Complimenti, boss. Hai un ottimo alito. Fermo! Slime, fa uscire subito di qui i miei amici. O altrimenti... Presa! Ora ci manca solo Shady. Aspetta, boss. Ma Blink, mancano solo 10 minuti. Che stai facendo? Eccolo là. Quello è il fiore magico. Che cosa ci facciamo qui? Te l'ho detto, questo è il posto dove quest'anno sboccerà il fiore. Che roba è? Oh, beh, sono turisti venuti per assistere alla cerimonia. Aspetta un attimo. Un barattolo, e dentro ci sono... Cosa sta accadendo? Vorrei dire che cosa ti sta accadendo. Vi tiro fuori subito, niente paura. Presa! Aiuto! Il tempo sta per scadere. L'inverno è già sopra di noi, nevicherà in luglio. Blink, cosa mi stai facendo? Cosa stai facendo al mondo? Noi viviamo in un bel sottomarino. Buon viaggio, salutatemi Slime. Coraggio, ragazze, non è colpa di nessuno. Questo non è il momento di piangere. Sbagli, Blink. È il momento di piangere. È per colpa di qualcuno. Mia. Grog mi ha detto che avrei potuto chiamare la primavera senza il vostro aiuto. Mi ha ingannato. E io ho tradito voi. Ho tradito voi tutte. Vorrei sotterrarmi. Oh, perché l'hai fatto? Ascolta. Non so dirti quanto mi dispiace. Ti capisco, Shady. Ora però non devi perderti d'animo. Usciremo di qui. Ce la faremo. Niente Blinkins, niente primavera, niente, niente di niente. Un gelido perenne inverno. Brrr, il riscaldamento verrà a costare un occhio. È primavera, Mr. Slime, sveglia!
c'è il sole, sai. Su, sorride alla vita. Volare, ragazze, dobbiamo brillare come c'è. Avanti, brillate, forza, tutte insieme. Brillate più luminose. Qualcuno mi spieghi? Presto, spingiamo tutte insieme! Oh, pensate al fiore magico! Ma che fiore? Fatemi atterrare! Ma non così! Pazienza, Fiora, aspetta, aspetta! Guardate, piove! Sole! Aspetta, sole! Oh, è primavera. Per fortuna l'hanno spuntata loro. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Primavera, Timmy! Certo, hai ragione, è primavera. Per te, Baby Twinkle. Per noi, Blinkins. Per tutti quanti! Blink, sapevo che ce l'avreste fatta, me lo sentivo. Beh, io avevo qualche dubbio in proposito. Io non ho mai dubitato di voi, nemmeno per un minuto. Forse per mezzo minuto. Whenever you help somebody, the moment you do, the goodness will get you, it'll bounce right back to you.